Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Sì, come potete vedere dal titolo, tutta la mia borsa vi mostro, perché queste non sono solo quelle. Preparatevi perché sarà un video bello lungo, almeno credo, e spero che non sia così, ma... Comunque, questo è un video su tutte le mie borse. La prima borsa che faccio vedere è questa qui, della Titti, sì, questa qui. Ed è bellina, dai, mi piace, ma non la sto più utilizzando come prima, però ogni tanto la porto quando voglio fare un picnic in campagna, con le poche volte che ci vado, che ci andavo in campagna. Adesso se mi capita di nuovo un altro picnic in questi giorni o in questo mese, non lo so, porto questa qui in campagna, vediamo, non ne ho detto. Comunque questa è una bella borsa. Ma non può impazzire più come prima. Sì, è bella, per l'amor di Dio. Però boh. Aspettate un secondo. Ho dimenticato una cosa. E rieccomi. Allora, questa è... Ho dovuto accendere la lampada perché sennò non si vede niente. E non mi piace. Comunque, vi stavo dicendo, questa borsa mi piace, ma non fa più impazzire come prima. Però vabbè, vediamo adesso. Altra borsa che è tutta legata alle altre borse, aiuto, è questa qui, che è bella ingombrante, ed è questa qui presa dai cinesi anni e anni fa, non mi ricordo neanche quanti anni sono passati, però è bellissima, è un po' ingombrantuccia, si sta un po' rovinando, ma a me piace sempre, ho un sacco di scompartimenti, mi stavano anche cadendo, scusate. E niente, questi sono tutti gli scompartimenti che ha la borsa, vedete? Cioè, tutti gli scompartimenti. Dal cellulare, al porta fazzoletti, di tutto. Ora ci potete mettere quello che volete voi, tutto quanto. E qua dietro ha un'altra tasca, anzi qua davanti ha una tasca, vedete che non è finta, è reale, vedete? Ah, ora l'ho chiusa, era aperta, vedete? Che c'è una tasca, sì. Poi. Un'altra borsa, questa qui non è una borsa solo per uscire. Questa era quando ero adolescente, io che la portavo quando andavo a scuola, ovviamente. Dalle medie alle superiori l'ho portata questa borsa. Vedete che bella che è? A me piace un casino, troppo bella. Non la porto più oramai perché mi ha stancato, però l'ho usata e l'ho strausata, vedete che bella. Poi questa borsa a sacchetto, non vedo l'ora di portarla di nuovo questo inverno, perché adesso sì, siamo ancora in inverno, ma è un inverno un po' così e così. Non so se portarlo o meno, al momento sto usando quella che avete visto in What's My Bag, quella rosa. E poi c'è questa qui che è a sacchetto con i manici e si può anche richiudere appunto a sacchetto, vedete? Già, è questa. Poi dentro c'è la sua saccoccia, ovvero questa sarebbe, vedete? Questa qui, adesso ve la faccio vedere meglio. Aspetta un secondo. Bella, vero? Vi piace? Già, dentro non credo che ci sia nulla. No, infatti dentro non c'è niente, vedete? Dentro potete metterci qualsiasi cosa voi vogliate, ovviamente, come giusto che sia. Poi, cos'altro c'è? Aspettate un secondo. Questa è la borsa da mare, che non c'è niente, ovviamente, ma potete metterci i solari, il porta solari con i solari dentro, protezione solare, il mascheromano, anche il libro, e potete andare in spiaggia. Se vi annoiate, vedete oggetto il libro, vi ascoltate la buona musica, vi ascoltate anche la natura, che male non fa. Un'altra borsa, questa è una borsa che ho comprato anni e anni fa in un negozio boutique o barra profumeria, ed è della Fila, vedete, Fila. Qua, con questo lato qui, Fila. Però non l'ho più utilizzata perché non fa più impazzire come una volta. Sì, è piccola, non è molto capiente, ma la utilizzo solo
una volta di papa, non sempre. Adesso sono anni e anni che quasi che non la tocco più. Boh, vabbè. O la do o la regalo. Do e regalo la stessa cosa. O la regalo mia nonna, non lo so, vediamo. Perché la tela è un peccato senza poterla utilizzare. Poi qua c'è un altro zainetto come quello verde che io che mi sto intravedendo da questa parte qui, questo. E questo è un zaino della... cos'è questo? Levi's, pare che sia. Sì, è vero, Levi's. C'è anche scritto da qualche parte, che non so dove sia scritto. Però questo è Levi's, vedete? Un buon tessuto Levi's. E qua cosa c'è? Ah, un'altra borsa della Levi's. Vedete quanti ve ne sono dentro? Tutto questo è Levi's. Levi's. E anche qua non c'è niente, ma è tutto Levi's. 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 No, per dirvi, qua dentro c'è tutto un sacco di scompartimenti che ha questo benedetto specie di, vabbè, una borsa piccolina così per andare così quando si è di fretta. Ma io non la uso quasi mai, boh. Non sapevo che dire. Se non l'ho cavata la posso mettere per uscire quando voglio fare la spesa, ma no, perché mi trovo meglio con le borse più colorate. Questa non mi fa impazzire. Ah, qua c'è l'altro scompartimento in questo zaino, vedete? C'è un altro scompartimento in questo zaino che non ci sto più mettendo niente, però vabbè. Poi vediamo un po' cosa ci può essere altro dentro. Niente. Allora, vediamo un po'. Altra taschina che ovviamente, ecco, è molto buona. Non se ne trovano più, ragazzi, roba così. A meno che non andate nei grandi magazzini, magari anche lì cosa volete che ci sia, niente. Vedete, qui un'altra tasca. Poi questa borsa qui, che me l'ha regalata a me, ma non la uso quasi più, non capisco la mia testolina cosa mi dice, però è proprio bella, vedete, un po' polverosa, però è bella, è molto carina, vedete. Cioè, ecco qua, vedete che c'ha i bottoncini, non so come chiamarlo, comunque ci siamo capiti. E questo dentro ci potete mettere qualche cosetta di più, non molto. Cioè, chiude a calamita, vedete che si chiude a calamita, cioè a calamita, è un po' polverosiccia, però vabbè. Poi c'è un'altra che questa qua mi è stata regalata da mia madrina, no mia madrina, da mia zia, che mia madrina, cosa dico io, da mia zia, ed è bellissima, la sto mettendo poco perché sta tutta rovinando, non so, capisco il motivo, però è sempre comoda, e si chiude così, vedete? Ah, qua c'è le tasche, ha una tasca qua, cosa c'è qua? Un coso della spesa, qua una tasca per metterci quello che volete voi, oppure altre tasche qui. Vabbè, non sto troppo a dirvi troppo perché sennò ti annoiate. Comunque si chiude così dentro. Ce n'è un'altra qui che me l'ha regalata la mia educatrice stavolta, vedete? Questa mi è stata regalata, come vi dicevo, giorni fa dalla mia educatrice, vedete? È bellissima, dalla mia amichetta educatrice. Questa è la bella borsa che adoro tanto. Non la uso sempre perché non la voglio rovinare, però mi piace, vedete? Ciao. Poi questa è di mia madrina, di Kami Pucca. Vedete? Bellina, però mi piace. A me piace. E dietro è così. Avanti è così. Poi un'altra borsa invece, stavolta regalata a mia madrina col ciondolo a cuoricino. E questo qua è di mia madrina.
Dentro è già aperta, ovviamente, per risparmiare tempo. E qua c'è una taschina laterale all'interno. Poi l'ultimo e vi lascio andare, giuro. Le altre? No, due, ecco qua, altre due. Questa qui, presa dai cinesi anni fa, non mi ricordo neanche quanto. E questa qui è tutta polverosa, però penso che la regalerò, perché io cosa uso? Cosa compro a vostro che non uso? Ditemi voi. Eppure tra l'altro è tutta boh, rovinata, non lo so cosa c'è. Forse la userò anche questa, vediamo. Non ne ho idea. Perché l'ho comprata? Se non la utilizzo, boh. Compro cose che poi non le utilizzo alla fine, ma vabbè. Qua c'è un'altra tasca, ovviamente. Vedete voi, qui ce n'è una lo stesso, per metterci quello che volete voi. E questa è la sua tracollina, che va messa un po' meglio, ma chi se ne, per adesso non la devo manco utilizzare. Questo è il mio solito zainetto, che a voi è piaciuto tantissimo e a me idem, è molto bello e molto comodo. Tanto comodo per metterci la chiave di casa, non è tanto. Però la utilizzo lo stesso e ciao. Quindi vabbè, nulla, questo è quanto. Da qua c'è l'altra taschina per metterci quello che volete voi. E niente, ve lo faccio vedere com'è dentro. Non vi resto lì a dilungarmi. Questa è la tasca, vedete com'è che è di ciarro, vedete? Non si vedrà mai. Ciarro, vedete? Ciarro. E niente, altro c'era di borse da farvi vedere? Non credo. Aspettate un secondo, guardo un attimo solo. No, tutto a posto, ragazze. Tutto qui. Bene. Allora, a parte quella che porto quando sono sempre in giro, per cose, faccende, eccetera, quella piccolina piccolina così, ma che mi è piaciuta ieri. Parlo di quella What's My Bag. E basta, noi ci si vede al prossimo video. Un bacio, un abbraccio grande, virtuale ovviamente, perché purtroppo chissà quando ci vedremo mai dal vivo, non si sa mai, perché mi piacerebbe incontrarvi, ma non lo so quando sarà e se sarà. Ma non importa, basta che, anzi, a me importa, mi dispiace che non ci potremo incontrare se non ci incontreremo mai. Però è più bello vedersi dal vivo che non solamente tramite internet. Ecco perché dico che è bello anche socializzare tra di noi, non solo nei commenti, anche se ci potremo incontrare dal vivo, sarebbe bellissimo, una bella esperienza. E niente ragazze, questo è tutto. Questo è quello che avete visto voi fino adesso, delle borse che avete visto qua. Tutte le mie borse, ci vediamo a un prossimo appuntamento qua su YouTube, sul mio canale YouTube. A presto, ciao, un like, un commento e a presto, ciao. Zombie apocalypse.